Allora, questo è il caricabatterie che ovviamente non è propriamente portatile, anche se credo che il mio iPhone lo vulcanizza, ma la cosa importante è la motocicletta, è la moto E o moto I come si chiama, che è veramente una vera moto. Adesso poi ve la spiegheremo dopo, faremo parlare i vari protagonisti. La cosa, diciamo, bella è che ci sembra veramente una delle classiche moto. Adesso abbiamo un po' di problemi a metterci sopra. Eccoli qua. Peraltro, al di là del fatto che una volta che uno sta in sella è assolutamente identica a una delle qualunque Ducati che conosciamo, tra l'altro ha dei particolari veramente da moto racing, con la pulsantiera per il traction control. E c'è anche una stranezza, perché queste moto, ognuna ha un nome di donna serigrafato sulla motocicletta. Poi domanderemo il perché. Adesso andiamo un attimo a parlare con Roberto Canè per farci spiegare nel dettaglio la tecnologia di questa motocicletta e poi faremo parlare altri protagonisti, anche per altre stranezze come la costruzione di queste gomme Michelin che sono slick, che sembrano gomme assolutamente normali, ma in realtà sono un po' diverse. Allora, siamo qui con Roberto Canè, che praticamente è il Deus ex machina della Ducati Moto E. Quindi, motociclisti dell'endotermico, se dovete sparare a qualcuno, sparate a È Roberto. vero. Perché, ragazzi, una volta c'erano i pistoni, le bielle, le valvole, e adesso abbiamo questo. Abbiamo questo che è il motore elettrico, che è il motore elettrico, che è il cuore, se vogliamo, della nuova moto elettrica. Ecco, qua non scorre benzina Non scorre benzina, ma scorre corrente elettrica. che abbiamo detto 800 800 volt. volt, 800 volt, tensione molto elevata, ma proprio grazie a questo riusciamo a far passare meno corrente e quindi possiamo usare delle sezioni di fili più sottili anche, e quindi alleggerendo ancora da un certo punto di vista la moto e riducendo quindi anche le dimensioni e il peso e Oh, tutto quanto. questo motore poi funziona anche al posto del freno posteriore per fare un po' Bravo, di ricarica, bravo, bravo, giusto? assolutamente sì. La ricarica non è tantissima perché purtroppo al posteriore tu sai bene, essendo anche tu un motociclista, Si usa si poco. usa poco e si frena poco, soprattutto durante le gare. Sarebbe molto meglio riuscire a rigenerare dall'anteriore. Ciò nonostante qualcosa si riesce a fare al Oh, motore. spostiamoci un attimino Vai. con un'altra cosa interessante. Pacco. Allora, ecco, Questo è il pacco batteria. praticamente questo, diciamo, per caricare l'iPhone non andrebbe bene perché diciamo che è un po' impegnativo da mettere in tasca, però mi piace che è tutto carbonio. Come l'avete Bravo. studiata sta storia? Allora, l'abbiamo studiata, abbiamo fatto tante simulazioni, tante prove e avevamo anche tante idee diverse su come realizzare questo pacco batteria e il telaio, perché questo pacco batteria è il telaio della moto, il telaio centrale, se Certo. vogliamo, che è un'idea che, come ben sai, Ducati ha da tantissimo tempo ed è applicato in tante moto. E quindi abbiamo pensato e abbiamo visto, facendo tutti un po' esperimenti, calcoli, disegni al CAD, che usare il pacco batteria come elemento strutturale sarebbe stata un'ottima idea. Attaccato a questo pacco qua, infatti, abbiamo il telaietto anteriore, che è quello che regge, no, le forcelle e quant'altro, il supporto sella dove si siede il pilota e il motore elettrico e tutta la parte di retrotreno, quindi il forcellone, eccetera, eccetera. Quindi l'idea è stata quella di utilizzare questo come telaio. Perché in carbonio? Perché sennò sarebbe stato pesantissimo. Certo. Per raggiungere i target di peso che volevamo, come ti ho raccontato anche prima, abbiamo 225 kg totale. 225 kg, che era, se vogliamo, ancora un obiettivo ancora più sfidante rispetto a quello che ci aveva dato Dorna, però noi ce lo siamo posti e siamo riusciti a ottenerlo utilizzando Senti, questo pacco composito. batteria, a differenza di, diciamo, della moto E precedente, è raffreddata acqua. Io qui vedo una specie di... Sì, è raffreddata acqua, beh, queste sono varie prese della moto. In realtà la presa dell'acqua la vedi qua, Ah, qua c'è ecco. l'ingresso e qua c'è l'uscita dell'acqua.
È vero che è raffreddata d'acqua ed è molto importante che questo lo sia, perché in questo modo, facendo passare con appositi condotti isolati, protetti eccetera, facendo passare l'acqua all'interno dell'acqua del pacco, è l'energia elettrica, insomma. Insomma non vanno tanto bene, quindi è un sistema molto molto complicato, ma ben studiato e realizzato. Insomma, con questo riusciamo ad arrivare fino alle parti più interne del pacco batterie, quindi raffreddare anche la cella che sta proprio al centro della batteria. De Angelis mi ha detto che una delle cose fondamentali, a parte ovviamente la costanza dell'erogazione della potenza, è che si può caricare rapidamente perché si tiene la temperatura, mentre se non ci fosse il raffreddamento ad acqua bisognerebbe attendere che raffreddamento. Che la batteria si raffreddi, è correttissimo. Infatti il sistema di raffreddamento lo usiamo sia durante la corsa della moto, no, col suo sistema radiatore e quant'altro, che durante la ricarica. Durante la ricarica abbiamo delle ventole che mettiamo davanti alla moto in modo tale che l'aria passi attraverso il radiatore e tenga la batteria fredda. Quando hai finito di caricare, vai. Il terzo... Ecco, questo qua ancora ci arriviamo. Ma questo, tu dici, cos'è questo oggetto? Cos'è? Questo perché UFO, vabbè, dico, se è una centralina è troppo grossa, è un po' grande, po' grossa e pesante. Allora, cos'è questo oggetto? Questo oggetto qua è il cosiddetto inverter, assume anche altri nomi, controller, quant'altro. Comunque è l'oggetto che si mette in mezzo ai due che abbiamo visto prima. Questo oggetto qua prende la corrente continua che arriva dal pacco batteria e in base alle richieste dell'elettronica nostra, appunto, che determina quanta coppia deve erogare il motore, fornisce la corrente al motore elettrico. Quindi questo è l'oggetto che converte dalla corrente continua alla corrente alternata che serve al motore per funzionare. Questo come è raffreddato? Questo è pure raffreddato ad acqua. Se vedi qua di lato ci sono due tappi per i tubi che si collegano qua. Ed è raffreddata d'acqua nello stesso circuito che raffredda il motore, quindi quando il motore va, il motore stesso ha una girante che fa passare dell'acqua, che raffredda appunto se stesso, e questo oggetto qua che è l'inverter. Io adesso tu mi hai praticamente ridotto la mia moto in tre pezzi che non hanno nulla a che fare con le moto adesso. Allora, sì. Non c'è il pistone, non c'è la biella, non ci stanno le valvole, non fa rumore. Non fa rumore. Qua io no, ti c'è il fischio, una... c'è il fischio, è vero, no, quello ce l'ha il fischio. Ma secondo te, adesso noi sappiamo quali sono i limiti delle batterie, certo. Quanti anni devono passare per far sì che ci sarà una Ducati elettrica, okay, diciamo, fruibile e amata dal motociclista normale? Certo. Perché io ho davanti un vecchio amico collega, no? Sai, la classica battuta è: sì, sì, spero di morire prima, no? Però guarda, allora, parto dalla fine. Devi provarla una moto elettrica, devi provarla, perché io ritengo, io sono un motociclista, non sono giovanissimo neanch'io, sono patito di moto tradizionali, delle Ducati, tutta l'estate ho girato con un bellissimo multistrada V4 che ti dico è meraviglioso e che non mollerai mai, ecco, quindi mettiamo i puntini su lei. E la moto elettrica è un'altra cosa, è un altro mezzo. Tu dici guido la macchina, guido la moto tradizionale, guido la moto elettrica. Quindi allora, non vedo questo contrasto forte tra il motociclista. Visto che abbiamo qui che Andrea che ci segue, andiamo un attimino a beccare il pilota. Esatto, il pilota, andiamo a beccare il pilota che è qui. Alex De Angelis, un attimo che noi adesso ti becchiamo qua, perché mi hanno fatto vedere delle cose che sono belle ma anche brutte, perché non c'è sta il pistone, non c'è sta le valvole, non ci stanno le bielle, non c'è sta la benzina. A casa mia si dice carta canta, quindi si guarda il tempo. Esatto, perché poi c'è un discorso da fare, no? C'è un discorso da fare. Alla fine a noi ci piacciono i motori endotermici, però poi guardiamo anche il cronometro, cioè più te che io, certo. Però io ho la clessidra. No, te è meglio che lo guardiamo. No, ma c'ho la clessidra, è una forma diversa di tempo. Tu questa l'hai guidata, ti ho visto più volte, abbiamo anche fatto una bella intervista che ho già rimesso. Dammi le tue indicazioni da pilota su questa motocicletta. Cosa manca rispetto alla moto endotermica? Ma in realtà, allora, non si può dire che cosa manca e che cosa c'è, nel senso, ti posso dire che, come si vede quando tolgo il casco con un sorriso smagliante, io su questa moto mi diverto.
cioè non mi manca niente per divertirmi. Poi facciamo finta che magari il pilota quando scende si lamenta anche dalla MotoGP, se vogliamo, no? Certo. Perché si vuole sempre il meglio, ma la direzione che si è presa è incredibile. Cioè quando si esce dal Tornantino, qui di Vallelunga, che tu conosci bene perché l'hai fatto, e finalmente puoi affondare il gas con l'elettronica di Ducati, cose sviluppata da loro, fenomenale, e poi avverti questa accelerazione veramente incredibile del motore elettrico, come fai a parlare di cosa ti manca? Tu mi dicevi che questa moto si guida un po' come una Moto 3 e un po' come una Moto GP. Sì, perché appunto quando fai una curva lenta e quindi vuoi, sempre per il discorso del tempo, sfruttare l'accelerazione del motore elettrico, allora non fai altro che fare una curva come la MotoGP, spigolando, raddrizzando prima possibile e spalancando il gas. Al contrario, magari nel curvoni veloci ad alta velocità, quando ormai il motore potrebbe spingere leggermente meno, cerchi di farla scorrere più che mai, proprio come si fa con le Moto3. Grazie Alex. Grazie a voi, sempre un piacere. Senti, allora, l'altro l'ho domandato prima in conferenza stampa, e lo sai che un tuo pilota ha anche una cosa così simile? Sì. Cosa, sì. Poi dopo te lo dove? Dico, no. Ok. Vabbè. Comunque, sempre di cazzeggio con Claudio, un amico. Gli ho ricordato che Claudio è un pilota skilled, cioè insomma c'ha le palle, è veloce. Cioè, e gli domandavo se ha provato la moto I, come dicono loro. I o E. A me ancora non me l'hai fatta provare, dimmi te come va e se ti sei divertito quando l'hai provata, mi sembra al Mugello. Al Mugello, sì, al Mugello l'anno scorso io li ho obbligati a darmi la moto e quindi ci ho fatto una sessione, una batteria. Ma ero estremamente curioso, come immagino siano curiosi moltissimi nostri appassionati che ci guardano e ci ascoltano. In realtà il prodotto lo conoscevo bene, perché conoscevo bene i target che ci eravamo dati, quindi il peso, i momenti di inerzia, potenza, accelerazione, quindi un po' mi aspettavo come sarebbe stato. La cosa che non mi aspettavo è che tutto fosse così già a punto, è tutto così già ben funzionante. Noi abbiamo un sistema in cui proviamo continuamente i prototipi che sviluppiamo delle moto di serie, ogni mesetto e mezzo siamo fuori con un gruppo di 10-15 manager e collaudatori per validare in pratica lo sviluppo delle moto, e spesso usiamo delle moto che sono funzionanti così perché è un prototipo e quindi magari la calibrazione non è a punto o l'ABS ancora non è funzionante. Invece devo dire che sono rimasto sorpreso da già l'anno scorso quanto la moto fosse sembrava quasi una moto pronta per essere venduta, ecco. Di quanto le reazioni globali della moto fossero totalmente comparabili motociclistiche sì, a una moto normale, una moto che funziona molto bene, frenava molto bene, il motore è molto crisp, molto, molto pronto, molto bello, ma anche l'elettronica della MotoGP, diciamo, sì, comunque in derivata. In qualche modo il rapporto coppia-angolo-manopola è esattamente lo stesso della MotoGP, e sai, con il motore elettrico è molto più facile giocarci per avere esattamente quello che vuoi. Senti, fra quanto rischiamo, nota bene la parola, rischiamo di avere una Ducati elettrica in giro per gli appassionati? Fra quanto? Vorrei dire, speravo di morire prima, ma insomma... Allora, se noi fossimo capaci domani di vendere una moto come questa Moto E, lo venderemo domani. Ok. Perché la moto è fantastica. Allora, okay? Ti faccio un'altra domanda. Però non siamo capaci. Ti faccio un'altra domanda. La Ducati Moto E, tra l'altro ho visto che ogni Ducati c'ha un nome femminile sulla moto. Ma sì, sbagliato. Questa è una cosa dei ragazzi che gli è piaciuta, si sono inventati. Ecco. Sai, a noi ci piace questa cosa in cui le persone poi si appassionano a un progetto, si inventano anche delle cose. Ogni moto c'ha il suo Non è che me l'hanno chiesto, ma hanno detto ogni moto gli è dato un nome. Ok, vabbè, perfetto. Vabbè. Questa è un'altra cosa divertente che è carino, perché poi la moto non Marina, si Marina, Paola, sì, vabbè. Angela. Speranza, prima ce n'era una che era Speranza. Speranza e Carità. Io ti voglio fare una domanda. Quando si parla di Ducati corse, si sa la grande tecnologia sui motori endotermici, sono sempre i motori che bombardano di più. Anche questo va forte. Il motociclista della strada ti domanda quanto c'è di Audi, la conoscenza con l'e-tron, con l'elettrico, in questa moto? Oppure addirittura voi avete scoperto qualcosa di nuovo, di entusiasmante? Ma allora, certamente appartenere a un gruppo come Audi è un grande aiuto, perché questa settimana eravamo in una call con Quantumscape,
che è un'azienda americana che sta sviluppando batterie nuove allo stato solido, si chiamano. Praticamente si elimina completamente una parte della batteria e si può risparmiare un 30-35% di peso rispetto a queste batterie qua, e il maggior azionista è il gruppo Volkswagen. E quindi ci hanno aperto tutti i cassetti, ci hanno aperto tutto quanto, quindi il vantaggio è straordinario. In questo progetto specifico meno, perché in realtà quando ci siamo confrontati con quello che era disponibile qualche anno fa, quando abbiamo cominciato il progetto, c'era tutta la tecnologia delle batterie auto che è abbastanza lontana da quello che ci serviva a noi. Questo è un progetto fatto con delle, ho oltre 1000 pilettine stilo, 21700 si chiamano, che è la taglia, 21 mm per 700 mm di lunghezza. E quindi diciamo c'è il 95% farina del sacco degli elettronici e i tecnici di batterie. Abbiamo creato un gruppo di esperti di batterie della Ducati, però ci stiamo cercando, come diciamo noi un po' da emiliani, di annegare dove c'è dell'acqua. E quindi cioè, vai in Porsche per esempio, in Porsche in questo momento stanno facendo loro un progetto di una GT4 elettrica con i motori raffreddati a olio, batterie raffreddate a olio, quindi 900 volt. Quindi molto molto interessante. Senti, un'ultima domanda. Sappiamo, perché ci è arrivato il comunicato ieri, che praticamente la Ducati sta vendendo mille moto, per cui ci sono dei ricavi incredibili, eccetera eccetera. Dato che ogni volta che te lo domando tu mi dici che voi vi autofinanziate, al di là ovviamente del piacere di avere degli sponsor, siete ovviamente presenti in MotoGP con 8 moto, come ha ricordato Carmelo Espeleta, perché ovviamente i team si scelgono la moto più veloce. Siete in Moto E. Io mi ricordo che Gigi da Ligna voleva fare anche la Moto 3. C'era forse già qualcosa? Sto progetto è naufragato del tutto, oppure magari... No, non è naufragato del tutto, e noi abbiamo diversi progetti che ce li abbiamo lì nel cassetto, no? Però abbiamo anche imparato che le cose vanno fatte bene, quindi vanno fatte nel modo giusto. Anche questo progetto della Moto E, noi stiamo ottenendo dei buoni risultati, i piloti sono stati molto contenti, siamo 6 sotto il record della pista, ma è un progetto ben finanziato. Cioè, bisogna fare le cose quando uno è in grado di farle, altrimenti è quasi impossibile raggiungere risultati buoni. Quindi anche il progetto Moto 3 eventualmente lo prenderemo fuori dal cassetto quando ci sarà una dimensione dell'azienda sufficiente. Oggi l'azienda è cresciuta, come dicevi tu, abbiamo superato il miliardo di euro di fatturato, quindi sicuramente una dimensione importante, però facciamo già progetti molto impegnativi. La MotoGP, la Superbike fatta come la facciamo noi, che è molto factory, e la Moto E sono già progetti molto impegnativi. In più ne abbiamo un quarto che abbiamo già cominciato ad aprire il cassetto, e quindi insomma abbiamo 3,5 su cui stiamo lavorando. Va bene, grazie. Io adesso vorrei ricordare che Claudio Domenicali a Valencia mi ha promesso a GP1 di far provare la Moto E, quindi io vorrei che Claudio si prendesse questa responsabilità. Del resto l'ha provata lui, cioè io ho 15 anni di esperienza in più, quindi grazie Claudio. Ma però non abbiamo detto quanto? No, non abbiamo detto quando. Ma non c'è, ti sponsorizzo. Però io devo dire che sono cresciuto motociclisticamente leggendo i tuoi articoli. Ciò spiega molte cose. Ho una memoria di una prova tua delle Yamaha TZ 250 e 350. Madonna, quindi hai un credito. Benissimo, e quindi lo dobbiamo spendere. Cercheremo di spendere. Grazie Claudio. Ciao.